Allora, due domande una appresso all'altra perché questa si attacca un po', questa si collega un po' alla Sì. risposta che hai dato a Matteo, tra l'altro, no? Meglio il Sì. canalone o le punte e poi vai diretto, Come si come trova il individui il canalone? canalone? Allora, su o meglio, è meglio il canalone o le punte? Non c'è una verità vera, nel senso, diciamo, la regola dice che quando il mare è scaduta dovrebbe essere meglio il canalone delle punte. Io sinceramente sono sempre per la parte esterna della secca. Sono più favorevole alla parte esterna della secca che paga quasi sempre. C'è un però, come dicevo prima, dove c'è una punta, guardatevi sempre a destra o a sinistra perché c'è un'altra punta. Una è l'entrata e una è l'uscita. Cosa significa? Che la corrente quando viene dal largo poi si presenta dritta quasi mai, o da sinistra o da destra. La punta più corta è quella di entrata, perché chiaramente la massa d'acqua, l'energia della massa d'acqua tende a sfinare la punta della secca, quindi l'accorcia. Arriva sulla riva, rientra in acqua e va verso il largo, in parte torna verso da dove è venuta e parte si dissipa sulla parte opposta. Va a formare l'altra secca, che è più lunga perché in uscita a meno potenza. È chiaro che io vado sulla parte della secca sempre dal lato di entrata, perché se mi metto sul lato della secca dalla parte dell'uscita, gioco forza, è un punto morto dove la corrente non entra. Dovrei fare un disegno. Se questa è l'entrata più corta e questa è l'uscita più lunga, io mi metterò sempre su questo lato della secca, perché da quest'altro lato della secca non c'è corrente, perché la corrente vuol dire che sta venendo da qui, perché qui mi ha sfinato, me la fa più corta. Quindi la corrente qui non arriva, muore, arriva più a destra. Quindi il movimento di energia di corrente io ce l'ho soprattutto in appoggio, qui va a appoggiarsi. Mentre qui entra, quindi è potente, qui va a appoggiarsi. Se ci sono delle foglie, delle alghe morte, eccetera, noi le troveremo su questa parte qui, andranno a depositarsi su questa parte qui, dove la corrente tende a perdere energia. Nel secondo articolo c'è una foto dove dico appunto che lancerei dove c'è, si vede dall'alto, un deposito di foglie, perché è lì che si dissipa la corrente e quindi perde il materiale organico che sta trasportando. Che parte lo perde durante il tragitto, ma il grosso lo perde dove la corrente tende a fermarsi. Ma me l'hai chiamate secche, stiamo parlando comunque sempre Le delle punte sono punte secche, le punte sono secche. perpendicolari, ok, secche Quelle che si perpendicolari che vedono nella vengono da... spiaggia, chiaramente. Ok. La domanda dopo, dove dice come faccio a vedere il canalone, a riconoscere il canalone, la risposta è semplice, guardando la spiaggia. Poi, già la spiaggia ti indica dove è la zona del canalone, perché il canalone produce sempre due secche. Quindi dove te vedi due punte di sabbia più o meno lunghe, possono essere anche appena pronunciate, significa che lì ci sta entrando fra le due punte un canalone. In pratica la spiaggia, quando voi guardate la spiaggia riproduce esattamente quello che c'è sotto l'acqua. Quindi quello che vedete sulla spiaggia, se sulla spiaggia c'è un gradino alto rispetto al resto della spiaggia, un monterozzo di sabbia formatosi con il movimento dell'acqua, significa che lì davanti c'è un monterozzo d'acqua così. La spiaggia riproduce esattamente in fotografia quello che ha davanti.